Salve ragazzi, benvenuti sull'Opinione di Lucio Show. E come vedete questa mattina di buon'ora mi fumo una bella sigaretta per darvi una piccola altra lezione chicca di come fare il sesso. Ma stamattina diciamo come fare il sesso prendo diciamo un po' la parola con quattro persone a me amatissime e seguitissime su YouTube. Il primo che voglio prendere, diciamo, in considerazione è il mio carissimo Serafino Massoni. Serafino Massoni è un uomo in pensione che mi sta simpaticissimo. Gli voglio un bene dell'animo con i suoi libri. Ben scritti, li troverete e li potete comprare nei suoi siti, naturalmente. E logicamente penso che, da come potete vedere, questo bello logicamente gli piace a Tommy X. Ben vedere, un pochettino il suo share sta calando, mi sembra a me. Tommy X, che possiamo dire? Come diceva forse altri che ho ascoltato, YouTubers, tra cui anche il grande Matteo Montesi, che Tommy X sa benissimo che è andato anche a trovarlo a Castelfidardo, cioè dall'Umbria si è fatto la sua camminatella, dato che ci sono stato anch'io a casa di Matteo Montesi, e mi ha raccontato queste belle esperienze di Tommy X. Di guarda caso, insomma, ecco, di essere di essere legato un po' a Massoni, e gli interessava comunque anche Montesi, insomma, forse, non lo so. Comunque andate a trovare, chiedetela a Matteo Montesi sul suo canale o a Tommy X se è vero o non è vero, non lo so. Naturalmente, non so, il suo share, da quello che vedo sul canale di YouTube, non è molto salito, quello di Tommy X, insomma, ecco, c'è una media che è sempre quella. Mentre invece, che posso dire Montesi? Montesi è uno che sale di share, insomma, ecco. E come mi ha detto anche lui, che cos'è che ti ama il tuo pubblico? Non so, a questa domanda Matteo mi ha detto cosa mi ama il mio pubblico, perché dice che sono me stesso. E in effetti è quella la chiave di lettura per essere un ottimo attore, un ottimo showman, essere davanti alla telecamera e sembrare, cioè sembrare, essere se stessi, se mi sbaglio, forse perché io ho fatto un po' di recitazione, un po' la Tommy X, e magari come valore siamo lì, insomma, anche se almeno io ho lavorato sul set Coelho Germano sul Giovane Favoloso, non me ne voglia Tommy X che ha fatto Streller e fa solo l'attore qui, non ho visto nient'altro in giro nelle pellicole. Se me lo vuol far vedere, me lo faccia vedere. E cosa dire di Cesanelli? Cesanelli non è più su questo canale, naturalmente, da un po' di tempo, quindi ha preso altre strade. E non me ne voglia Tommy X con la sua bellissima parodia a casa Cesanello. Non era proprio così. Non è sempre ciò che è, non è mai ciò che sembra. Purtroppo, ciò che sembra non è ciò che è. Tommy X, piccolo aforisma che ti leggo. Quindi, magari era tutta una cosa per i nostri telespettatori, creare quel tipo di parodia che tu l'hai ben messa in luce ed è molto carina, molto simpatica, l'abbiamo subito condivisa nel nostro canale. Quindi come fare sesso in questa mattina, non lo so, caffè, sigaretta sicuramente non mi aiuta, colesterolo non me lo fa funzionare, non dà respirazione giusta per quando mi metto in posizione con la mia amatissima donna, che presto vedrete su questo mio canale. Vi ho parlato di uomini purtroppo, quindi non sono eterosessuale, quindi non è che sono persone che sono affascinato da loro, e quindi gli scrivo una lettera perché voglio mettermi insieme con loro. Assolutamente no. Come fare sesso è una domanda che mi faccio tutte le mattine, perché è una cosa che io mi chiedo, perché è un'ispirazione, una fonte di vita, è una fonte anche di speranza e d'amore, ecco, che dà tanta energia e risorse interiori, ecco. Poi, come al solito, tutti mi conoscono, io mi distraggo e mi veniva in mente anche fare un saluto a questi quattro amatissimi YouTubers, dimenticandomi altri personaggi che un pochettino ho seguito, Baffardello Board che mi sta simpaticissimo, Mister Nichilista altrettanto simpaticissimo, Efrem mi ha mandato pure un bacio, è bellissimo, io ho detto incontriamoci, vengo nella tua Venezia, e l'altro che non me lo ricordo che si faceva la campagna perché vendeva quadri, autoritratti, non me lo ricordo il nome, ma anche lui, ecco, ha fatto una cosa molto molto originale.
mi manca l'uno dei più grandi telespettatori che ci seguiva sempre e non lo vedo più nei nostri commenti. Lui sa benissimo chi è. Arrivederci ragazzi, da Pino di Luzio. Show!